Abbiamo votato contro il piano della cultura perché ci sono una serie di ragioni profonde e del tutto in contraddizione con il piano, con il programma elettorale delle destre. Il primo, questa divisione ingiustificabile, incomprensibile tra cultura e turismo. Sono temi, sono settori intimamente connessi e che producono a loro volta certamente un beneficio per la Regione Marche. In secondo luogo, è mancato un percorso di partecipazione con tutti gli attori. Una nuova giunta che ha davanti a sé 5 anni di mandato avrebbe dovuto lavorare per creare un humus con l'intero settore. Il terzo elemento, mancano tracce forti, ne cito una che è quella che secondo me è la più importante, che è il lavoro. La cultura non è solo, come dire, crescita delle persone, ma è anche capacità di poter esprimere, produrre lavoro e quindi produrre ricchezza e dare opportunità. E quindi da questo punto di vista ci sembra un percorso non concepito e mal concepito e soprattutto in netta contraddizione con la volontà di fare un cambiamento che invece in questo passaggio avrebbe potuto essere fatto. È un'occasione persa.